anche la parola che Maria rivolge all'angelo, non come è possibile, come aveva detto Zaccaria, ma come sarà? Dimmi tu, fammi capire che Dio è rimasto proprio il verbo greco trasse. Quando Bartolomeo ritorna, aveva tanto fatto pregare per questo
scuola di Caterina Monticelli e alla scuola di un padre americano che è sepolto nel santuario, capisce che questa preghiera mariana che abbiamo appena pregato insieme è una preghiera meditativa che ci fa fare, che ci fa sfogliare pagine del Vangelo, perché ogni Vangelo di Maria noi contempliamo una pagina del Vangelo. E allora San Giovanni Paolo II poi dirà che il rosario significa contemplare il volto di Cristo con gli occhi della madre. Quindi una preghiera mariana dal cuore cristologico, una preghiera che se presa bene può essere anche uno strumento per la nuova evangelizzazione. Allora, Bartolomeo capisce piano piano tutto questo e quando arriva a Valle dei Pompei per rinnovare gli affetti, sente dentro di sé il desiderio di farsi santo, già aveva questo proposito, e ricorda in un momento di illuminazione interiore in mezzo ai campi le parole che gli diceva il suo padre spirituale, il domenicano padre Radetto: chi prega il rosario si salva, perché ogni tanto lui aveva nel cuore il ricordo degli anni passati lontani dalla fede e temeva di andare all'inferno, di non salvarsi, di non farsi santo. Chi prega il rosario si salva, ma è chiaro che quando noi preghiamo il rosario incontriamo Gesù guidati da Maria, quindi incontriamo la salvezza. E allora lui fa il proposito di non muoversi da Pompei e vuole annunciare ai contadini a cui doveva rinnovare gli affitti non più le questioni di legge, ma vuole invitare anche loro in questa salvezza. Erano persone che non andavano in chiesa, erano, e organizza per loro la preghiera. Poi sapete che quando arrivò a Pompei, anni dopo, quel quadro che lui ricevette in dono dal suo padre spirituale, successe un miracolo straordinario. La ragazza di Napoli, a cui Caterina Monticelli seguiva, era così amarata che il professor Cardarelli aveva detto che non sarebbe mai guarita. E invece guarì miracolosamente, mentre pregavano davanti a questa immagine. Cominciarono ad arrivare tante persone, il vescovo di Nova, qui apparteneva a valle, invitò questo giovane avvocato ancora a costruire una chiesa più grande perché i pellegrini erano tanti, volevano confessarsi, e lui si dà da fare, e mentre costruisce il santuario arrivano tanti e accadono anche tanti segni e miracoli. Lui capisce che la fede senza la carità è una menzogna e apre gli orfanotrofi, ma poi dopo alcuni anni capisce che ci sono degli orfani ancora più bisognosi, sono gli orfani della legge, e viene fuori e illuminano una città della carità. Gli orfanotrofi hanno accolto migliaia e migliaia di bambini, gli istituti per i figli dei carcerati. Oggi al posto degli orfanotrofi ci sono le case famiglie, sono sei, e due sono proprio qui nate dalla fraternità di Eros. Anzi, la provvidenza ha permesso, io ero appena arrivato, che aprimo il centro del 2000.
Signore, permette che questa cittadella della verità non venga meno. Poi ovviamente le esigenze cambiano, la mensa per i poveri, anche una piccola cosa, sono 50.000 pasti all'anno, e poi ci sono, vengono assistite le mamme che desiderano portare avanti la gravidanza, nonostante le difficoltà. Ci sono, ecco, la cittadella della verità fa avanti con tante piccole, cose in favore, in particolare dei giovani ed anche delle mamme e delle donne. Ma il cuore di tutto non può non essere il rosario, che è l'Evangelo, e quindi Gesù, il nostro Salvatore, perché il rosario, il santuario della legge del Santo Rosario, il rosario pregato, meditato, ci fa incontrare Gesù nelle due possibilità verso il nostro Signore. Non mi voglio affliggere più, ecco, volevo salutarvi, e sono tanto lieto della sua protezione, se siete venuti a poc'anzi, e ritornate. Il vescovo tornerà a me, per confidarsi, poi magari poi per dire, benediciamo. Abbiamo andato in turma.